Queste due parate sono di Silvio di Firenze, presidente Jackson e Lafayette Typhoon. Mi sembra che si pronuncia così, poi se sbaglio non fa niente. Mi ha scritto un foglietto qui su quello che dobbiamo fare, bisogna sistemarle perché non vanno. Magari incomincio con il presidente Jackson e poi passiamo all'altro, sempre. Se riesco a soddisfare la richiesta che mi ha segnato lì sul foglio. Allora mi scrivo qui sul foglio per quanto riguarda il precedente. Non commuta in USB. Credo sia il commutatore. Aumentare se possibile la modulazione. Se necessario riallineare il controllo generale. È una radio che è stata ferma 30 anni. Forse ha i contatti ossidati. Mi dicono che scoppietta. Però io già ho fatto un'analisi, ho provato un po', ma probabilmente non è il commutatore, Silvio, perché adesso in AM schiaccio, esce la portante, però non c'è modulazione. Ola, ola, ola. Quindi, secondo me, può darsi pure che mi sbaglio, il guasto è da ricercarsi nella modulazione. E in banda laterale non esce, giustamente, se non c'è il segnale del microfono, cioè il segnale audio del microfono, come fa a uscire in banda? Adesso lo apro e controllo. Sì, mi sono sbagliato io, aveva ragione Silvio. Allora, una M esce in questo modo. Ho lo scoppiettio. Praticamente è una rogna, lo so io. Nell'SB va. È in USB che non va. Silenzio assoluto. Quindi adesso armiamoci di pazienza. Prendiamo lo schema elettrico e controlliamo. Un problema che fa uscire pazzi. Allora, quando faccio la commutazione, qui non mi trovo tensione. Adesso l'ho dissaldato. Cioè, ora che l'ho dissaldato, qui me la trovo la tensione, quando faccio la commutazione. Evidentemente a valle c'è qualcosa in corto. Perché dico questo? Perché quando io faccio in USB non mi trovo tensione nemmeno sull'entrata qui, perché evidentemente manda in corto qualcosa. Quindi blocca anche l'entrata qui a 8 volts. E adesso devo andare a cercare probabilmente qualche diodo che è in corto. Vediamo un po' complicata la situazione. Speriamo di risolvere. Sto seguendo il percorso. Il colpevole è qua sotto. Qua no, sotto qua. Sarà un condensatore, adesso lo giro. È proprio lui, eh. Diciamo che il primo problema è risolto. Adesso va pure in USB, vediamo la portanza. Cioè. Hola, sì, hola. Quindi adesso dobbiamo sistemare il fatto che c'era quel ticchettio. Vediamo di che si tratta. E per una volta la cosa si è risolta da sola. Evidentemente era proprio quel problema che portava quel ticchettio sulle altre bande. Infatti adesso sono in ascolto con quello e non si sente più il ticchettio. Stiamo andando la portante, non si sente più. Ogni tanto qualcosa va dritta. Quindi adesso, come dice qua, dobbiamo sistemare, fare l'allineamento e vedere se riusciamo a recuperare qualche watt, perché attualmente calcia solo 10 watt, e naturalmente migliorare la modulazione e anche fare l'allineamento. L'allineamento è stato fatto, ho alzato pure il trimmer qua UR11 per la potenza e l'ho regolata sui 12-13 watt, però come modulazione è scarso proprio. Hola! Vediamo qua, mi viene al massimo.
Hola! Come picchi proprio zero. Vediamo quello che possiamo fare. E anche la modulazione è stata migliorata, quindi adesso lo proviamo per dimostrarlo. Siamo sul 22, andiamo in AM prima. Passiamo il volume qua. Quel REM arriva alle 6. Allora, l'ho regolato per 12-13 watt, no, non è consigliabile alzare di più, anche se volendo da VR11 si può fare. Ola, ola, va oltre i 30, quindi passiamo questo qua e questo qua. Tocca quasi 40-50. Hola! Andiamo in banda adesso. Hola! 50-52 in modulazione, quindi è venuto bene come... sistemazione della modulazione. Siamo sull'altra. Ola, è la stessa cosa. Quindi adesso passiamo all'altro. Allora, per quanto riguarda quest'altro, mi scrive qui in AM e FM, mi dicono vada benissimo, in banda credo sia spostato di 20 kHz, perché non si riesce a censare nessuno. In caso riallineare e aumentare la modulazione. Se non è un grosso lavoro, credo che il Roger Bippi ha un condensatore difettoso, in quanto a volte si trasforma in HN quinto. Controllo generale. È vero che lo sentono bene in AM e in FM, però è spostato di frequenza. Siamo sul 22. Questa è la frequenza, dovrebbe essere 27.225. Qui con il clarifier siamo centrati. Per quanto riguarda la potenza abbiamo questa qua. La modulazione, ola, ola, è quella. Ola, un po' scarso, il mic gain è al massimo. Quindi adesso lo apriamo e vediamo quello che possiamo fare. E anche questa è pronta, era completamente fuori frequenza. Adesso l'abbiamo allineata, quindi la chiudo e la proviamo. Allora, prima di provare volevo aggiungere che Silvio ti ho eliminato il preascolto perché faceva il casino. Non è il semplice tagliare il diodo di 80 per fare il preascolto, perché così facendo il preascolto non si sente. Perché la bassa frequenza, il segnale del microfono arriva all'integrato al finale. Si sente perché la radiofrequenza che c'è all'interno della radio influisce sul finale di bassa frequenza. Quindi io ti ho eliminato, visto che non hai l'eco, a che ti serve? Faceva solo casino. Poi ti ho sistemato il preascolto, non il preascolto, adesso sto facendo confusione, il Roger Beep l'ho reso più corto e più acuto. Adesso lo ascoltiamo, poi spengo quella radio e facciamo le prove. Questo è Roger Beep. Adesso abbassiamo il volume qua e proviamo la radio. Siamo sul 22 sempre. Usiamo un po' la luce qua, ancora al buio. Allora, sono 12-13 watt. Hola! Ola, va oltre i 20, guardiamo quello di sopra. Ola, supera pure i 30 se vogliamo. Ola, adesso andiamo in banda. Ola, e qua se ne va proprio oltre i 30, quindi passiamo questo sulla scala 200. Ola, tocca quasi 35-38. Ola!
Andiamo sull'altro. Hola! Hola! E diciamo che anche questa è pronta. Quindi vi ringrazio per aver visto anche il video di queste due radio e pure oggi vi auguro una buona giornata. Grazie.